Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. In un nostro precedente appuntamento abbiamo raccontato la storia dell'US Milanese, quella che a tutti gli effetti può essere storicamente ricordata come la terza squadra di Milano, vicina allo scudetto e formalmente campione d'Italia, quando l'Ambrosiana, società in cui erano confluiti i gloriosi scacchi bianconeri assieme all'Inter, aveva vinto il titolo. A Roma invece c'è un'esperienza molto più recente, ricordata da tutti gli appassionati di calcio della capitale, arrivata a giocarsi importanti partite di Coppa Italia e soprattutto a un passo dalla Serie B, lanciando peraltro una grande quantità di giovani di talento. Stiamo parlando della terza squadra della capitale, la Lodigiani, l'universo parallelo del calcio a Roma. Attorno alla galassia calcistica di Lazio e Roma nella capitale ci sono state diverse squadre minori che si sono anche affacciate sul palcoscenico della Serie C e del professionismo. Basti pensare, solo per citarne alcune, all'Almas del presidente Aldo Tarascio, al Banco di Roma della stessa famiglia del club di basket campione d'Europa e di fatto mai retrocesso nella sua storia, o anche all'Ostia Mare, rappresentante del litorale. Ma una storia speciale è sicuramente quella della Lodigiani, capace per anni di imporsi come terza squadra di Roma a tutti gli effetti, arrivando anche a un passo dalla Serie B. Un caso unico, visto che la realtà capitolina è sempre stata assolutamente totalizzante, concentrata sulle due realtà principali, tanto da far faticare l'emersione ad alti livelli, avvenuta solo dopo il 2000, non solo di altre squadre capitoline, ma di tutta la regione. La Lodigiani ha avuto un percorso diverso, partito dal basso, addirittura come realtà amatoriale, fondata nel 1972 da Giuseppe Malvicini, come squadra aziendale di quello che all'epoca era un importante gruppo edilizio, la Lodigiani Costruzioni, da cui il nome. La Lodigiani parte in seconda categoria con l'affiliazione alla FIGC avvenuta nel 1974 e la prima svolta arriva nel 1980 con la promozione in Serie D. Il club si sta formando e strutturando e inizia a puntare forte sul settore giovanile. L'arrivo del tecnico Guido Attardi sarà fondamentale per sfruttare al massimo i ragazzi lanciati dal club, mettendoli in evidenza in Serie C e garantendo cessioni remunerative fondamentali per la sopravvivenza del club ad alti livelli. Nel 1983 la squadra gioca ancora nel quartiere di San Basilio, nel piccolo campo Francesca Gianni, uno degli storici impianti rionali della capitale. Ma è in quell'anno che per la Lodigiani si spalancano le porte del professionismo, con la vittoria nel testa a testa per la vetta del girone in Serie D con l'Aquila. Allora, la regia ci propone il filmato da Lodigiani, Lodigiani che ha battuto l'Orbetello 4-3 al campo Francesca Gianni. Tra parentesi abbiamo Anacleto Gianni, col quale parleremo, e qui dal pomeriggio parleremo più tardi. Ecco i festeggiamenti, ecco le immagini, si riferiscono ai festeggiamenti organizzati dalla Lodigiani al termine della partita che l'ha vista vincitrice 4-3 sull'Orbetello. E vediamo l'Idolm, che questa mattina ha avuto anche tempo e modo, accompagnato dal presidente Lodigiani Malvicini e da altri dirigenti, ha avuto tempo e modo di recarsi anche alla festa della Lodigiani. Questo vuol dire che l'Idolm probabilmente non aveva preoccupazioni, le ha finite domenica scorsa. Alla vittoria del campionato si affianca poi il primo titolo ufficiale del club, la Coppa Italia Dilettanti, vinta contro i toscani del Cuoio Pelli il 28 maggio 1983, grazie a un'autorete di Sordi sul campo di Montecatini Terme. La Lodigiani alza il tiro e resta in Serie C2 per 9 stagioni, iniziando a confrontarsi con piazze blasonate e rendendosi sempre più indipendente dal gruppo edilizio che ne aveva portato alla fondazione. Tanto che col presidente Enrico Borgia l'obiettivo diventa un nuovo salto di categoria. Nel frattempo, tra il 1986 e il 1989, un vero bambino prodigio si fa strada nel settore giovanile. Dagli esordienti B ai giovanissimi, un certo Francesco Totti scatena una guerra sul mercato che fruttò alla Lodigiani 300 milioni di lire e l'arrivo di due giocatori in biancorosso, Gianni Cavezzi e Stefano Placidi, per il passaggio dell'allora ancora pupino in giallorosso.
Nel 1992 a Matera la Lodigiani si prende la Serie C1, seguita da ben 200 tifosi in trasferta. Sono infatti sempre di più i giovani che si appassionano alle vicende del club, che si è spostato allo Stadio Flaminio e gioca quasi sempre di sabato le partite casalinghe per non accavallarsi con gli impegni di Lazio e Roma, tanto che il sabato della Lodigiani inizia ad essere un classico per gli sportivi romani che vogliono godersi il pomeriggio nel bell'impianto del Flaminio, oggi scandalosamente caduto in disgrazia. L'allenatore della promozione in Serie C1 è Paolo Specchia. La Lodigiani viene inserita in un girone zeppo di grandi piazze del centro-sud, tra le altre Perugia, Casertana, Salernitana, Avellino, Messina, Regina e Catania. Storica la vittoria casalinga contro il Palermo, passando per il cambio di allenatore e l'arrivo di Juan Carlos Morrone, i biancorossi chiudono con un ottimo nono posto. Ma è il campionato 1993-94 quello della storia. Il ritorno di Guido Attardi, dopo una partenza a rilento, porterà una meravigliosa cavalcata con la Lodigiani alla fine quarta in classifica. È l'anno dell'introduzione dei play-off, alle spalle del Perugia capolista, direttamente promosso. I romani sono chiamati a giocarsi la Serie B con la Salernitana in semifinale, mentre dall'altra parte del tabellone ci sono Juve Stabia e Regina. Per la prima volta nella sua storia, il 5 giugno 1994, la Lodigiani gioca una partita ufficiale allo Stadio Olimpico. 25.000 spettatori contro la Salernitana, più di 15.000 i tifosi arrivati in trasferta da Salerno, con un emozionante striscione dedicato ad Agostino Di Bartolomei, scomparso pochissimi giorni prima, proprio nel suo Olimpico. Ma per la Lodigiani essere sostenuta da quasi 10.000 sportivi romani proprio nell'anno dei 1.500 abbonati in campionato è il punto più alto della storia. Il match finisce 1-1, Chirico porta in vantaggio la Lodigiani, poi raggiunta da un rigore di Pisano, quindi il ritorno alla Rechi termina 4-0 per i Granata. Ma l'emozione per aver lottato per la B è enorme, vale anche un bonus straordinario. Signore dell'ascolto, buonasera. Siete collegati in diretta con lo stadio Flaminio di Roma, dove sta per avere inizio l'incontro di calcio fra la Lodigiani, formazione che milita nel campionato di Serie C1, e l'Inter. È una partita valida per il primo turno di Coppa Italia. E con questa partita si completano gli incontri relativi a questo primo turno della Coppa Italia. Ieri sono state disputate le altre partite. Due sole formazioni di Serie A partecipano a questo primo turno: la Reggiana, che ieri ha vinto per 2-0 sul campo della Pro Sesto, che quindi accede al secondo turno, e appunto l'Inter, che stasera se la vede con la spigliata formazione romana della Lodigiani. Hanno ottenuto il passaggio al secondo turno anche 11 formazioni di Serie B, e precisamente il Palermo, il Como, l'Atalanta, il Perugia, l'Udinese, il Vicenza, il Piacenza, la Pirelli Sandia, il Lecce, il Cesena e il Chievo. E passano al secondo turno anche 3 formazioni di Serie C: il Monza, che ha battuto il Venezia, il Modena, che ha avuto la meglio sul Cesena, e il Fiorenzuola, che ha eliminato l'Ancona, finalista nella scorsa stagione Coppa Italia, vinta, come ricorderete, dalla Sampdoria. Intanto le due squadre hanno fatto il loro ingresso in campo agli ordini dell'arbitro Pellegrini. Vedete il capitano dell'Inter Bergamo, un Inter che Ottavio Bianchi presenta in questa formazione: Pagliuca, Bergomi e Orlando, Seno, Testa e Via, Bianchi, Berti, Pances, Shalimov e Sosa. Ci sono assenze importanti, mancano i due olandesi Jonk e Bergkamp, manca Fontolan ed è indisponibile anche Tramezzani. Sembrava non dovesse essere della partita nemmeno Alessandro Bianchi, che invece il suo omonimo allenatore dell'Inter, Ottavio Bianchi, schiera fin dall'inizio. Per quanto riguarda la Lodigiani, che vi ripeto partecipa al campionato di Serie C1 ed è allenata dal tecnico Attardi, giocherà con Bordoni, Ercoli e Frezza, Botticelli, La Scala, Sala, Rassi, Sorrentino, Bartolelli, Selvaggio e Beltrami. L'arbitro della partita è il signor Pellegrini.
Infatti, grazie al quarto posto in Serie C1, la Lodigiani si guadagna l'accesso alla Coppa Italia dei Grandi con i club di Serie A e il primo turno regala ai capitolini un incrocio di lusso. C'è l'Inter, fresca di Coppa UEFA appena conquistata, anche se in campionato i nerazzurri hanno finito a un passo dalla zona calda nella stagione precedente in Serie A. C'è anche la diretta Rai, una vera serata di gala con l'Inter che passa con un'autorete di Sala e i gol di Darko Panchev e Nicola Berti. In campionato la Lodigiani non ripete l'exploit dell'anno precedente, terminando decima, ma è lo scandalo Tangentopoli a colpire la Lodigiani Costruzioni. Il club è già indipendente dal gruppo, che però non può più offrire il sostegno economico di sempre, nonostante l'amministratore Vincenzo Lodigiani venga poi assolto dalle imputazioni. La squadra però riesce a sostentarsi grazie allo straordinario lavoro fatto col settore giovanile e al lancio di elementi come David Di Michele e anche del futuro campione del mondo Luca Toni, 31 presenze e 15 gol nel campionato di Serie C1 1998-99. Nel 2002 arriva la retrocessione in Serie C2 e inizia il declino della società. Il gruppo Cisco acquista il club cambiandone la denominazione, scatenando la protesta dei tifosi che non si riconoscono nella nuova società, con la rottura definitiva che avviene quando il nome si trasforma da Cisco Lodigiani a Cisco Roma. La nuova proprietà prosegue nella trasformazione di quella che ormai non è più la Lodigiani, diventando Atletico Roma e chiudendo la sua corsa con la finale playoff per la Serie B, persa nel 2011 contro la Juve Stabia. Lo spirito della Lodigiani però è un'altra cosa. Dopo i vari tentativi di rinascita e rifondazione, anni passati con attività esclusiva di settore giovanile, oggi nel campionato di eccellenza laziale c'è l'Atletico Lodigiani, tornato a giocare allo stadio Francesca Gianni del quartiere di San Basilio. Presto per dirlo, ma l'obiettivo è sognare di tornare ai tempi in cui, vedendo Francesco Totti e Luca Toni alzare al cielo di Berlino la Coppa del Mondo del 2006, si poteva evidenziare la militanza in comune nella Lodigiani in due campioni di tale calibro. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!